Nicolette è lieta di presentare nella prima giornata della Fiera di Roma, Cavalli a Roma. Siamo alla Fiera di Roma, zona Fiumicino. Siamo appena qualche minuto l'inaugurazione della questa nuova Fiera 2014. Ricordiamo che 2013 non è stato possibile fare per motivi crisi o politici, non si sa quale motivo. Faremo spiegare con un po' di informazioni interviste. Adesso andiamo a vedere l'inaugurazione con l'esercito, le autorità e tutto quello che è. Tra qualche secondo ecco la mia. Allora, stiamo iniziando a fare la vera inaugurazione col taglio del nastro italiano. Abbiamo qui vicino due valorose militari del Lancieri Montebello. Dietro abbiamo anche l'amministratore delegato della Fiera di Roma e altri consiglieri e altri personaggi istituzionali. Tra qualche secondo vedrete, sempre da proprio Montebello, l'inaugurazione e tutta la Fiera di oggi, venerdì 25 aprile 2014. Nuova entrata, ritorno ben amato di questa fiera, Cavalli a Roma. Tra qualche secondo, Cavalli a Roma 2014, siamo il 25, siete nel 25 aprile 2014, siamo all'interno di un altro padiglione, il padiglione 3, con il settore, diciamo, western country, della parte, diciamo, americana. Siamo, ecco qua, intanto vedere un po' di cose, ci sono un po' di cavalieri, tra virgolette, cowboy, come volete chiamarli, cowboy, per quanto riguarda la parte esercitazione, macchine, cavalli e anche attrezzi e naturalmente anche abbigliamento. Io tra qualche secondo incontreremo la Fitness Ante per avere un po' di informazioni e avere un po' di interviste. Tra qualche secondo non mancate, non vi stazionate da un cavallo, seguiteci attraverso le nostre cavalcate, il nostro viaggio. Ha ha ha!
fiera. Ah, ecco qua la zona dell'Aquila non è più della Italiana ma è Pampa. Da due secondi all'interno dello stesso esercito italiano. Siamo sempre in canale con signore soldato, di tutto lei. Buonasera a tutti, sono il maresciallo capo Ettore Scidetta, faccio servizio al centro militare veterinario. Centro militare veterinario di dove? Di Grosseto, dove c'è un allevamento di cavalli, dove fornisce i cavalli dell'esercito italiano. Cavalli di che razza? Razza italiana. Ah, meno male, l'unica cosa italiana finora. Prima erano tutti razza persana, ormai. No, anche della altre cose esercito, altri cose. No, solo razza italiana. Ok, no, perché altre cose erano polacchi. Noi è solo allevamento razza italiana. Sempre della Toscana o in generale in Italia? Di cosa si occupa? Allora, io qui rappresento il centro militare veterinario, dove soprattutto abbiamo una vetrina di esposizione per quanto riguarda la ferratura e il pieno del cavallo. Allora, diciamo che questo per cosa sono finti o sono veri? Questo è tutto vero. Ah, ecco! No, tutti i cavalli morti e hanno fatto il loro bel merito. Hanno fatto il loro servizio. Sempre dello stesso stand dell'esercito, diamo il benvenuto sempre sul nuovo studente sergente Zenobbio, salve, buongiorno. Sono il sottufficiale delle batterie a cavallo. Per noi è un onore essere presenti qui a Cavalli a Roma, ma è un onore soprattutto rappresentare il nostro reggimento, le gloriose batterie a cavallo. Da dove viene qui a Roma? Due parole del batterie a cavallo. Siamo su a Milano e il reggimento è diviso, diciamo, in due branche. Abbiamo la parte operativa che è stata impegnata nei teatri all'estero, ma anche molto impegnata nell'operazione Strade Sicure, quindi diamo un grandissimo supporto alle forze dell'ordine, e dopo è anche impegnata per quanto riguarda il punto di vista storico, in giro per l'Italia in tutti i vari caroselli. Oltre per far conoscere, soprattutto per mandare un messaggio per far vivere le vecchie tradizioni, per far vedere cosa la vecchia, dal passato al presente e futuro. Adesso il passato, diamo un po' l'immagine. Questa è un'immagine del passato. Di che anno? Quale periodo? Periodo fino all'Ottocento, hanno iniziato a indossare questa divisa, fino ai giorni nostri. Oggi è solo esclusivamente una divisa storica. È un originale o una copia? No, originale. Ah, ecco. Vediamo che originale. È pesante la stoffa? Più o la, meno. La stoffa è un pannetto. È vero, ecco, questo è vero. Un pannetto, quindi abbastanza pesante. È differenza da quello di adesso? Sì, molto. Le stoffe sono diverse. Oltre alla divisa abbiamo anche la sella. Facci vedere. La sella, anche lei originale. Di che anno? Sempre 800 della stessa? Fino 800. Produzione 1945 ha finito, quella ha finito perché c'è un ricambio, quando lei sapeva la motorizzazione dell'esercito, quindi non i cavalli avevano solo lo scopo di rappresentare. La mantella veniva messa sopra, ma solo quando doveva. Non era all'interno della. Che sarebbe questa qua? Ah, ecco. Veniva montata sulla sella. Diamo un po' di informazione alla sella, diamo un po' di cose. Diciamo che la sella. Allora, la sella. Diamo un po' di pezzi di. Subito. Un po'. Allora, la sella è, si chiama sella del prete. Ah. In pratica la sella del prete sarebbe. È colui che ha modificato questa sella, questa era una scaffarda. È vero o un prete? No, del prete, signor del prete. Io ho uno a pensare. Signor del prete. Ed è composta dal. Allora, questo è il piantone. La sella italiana. Il piantone, dove abbiamo il pastrano che veniva indossato dal cavaliere. Questa qua è il salsicciotto dove andava la. Mangiare, no? Sì, il mangime per il cavallo, la biada. Del cavallo. La biada per il cavallo.
il moschetto. E per la pelliccia dietro che cos'era? Per coprire il cavallo? Sacche, o... Sono delle sacche, sono delle bisacce. Ah, come quelle delle moto? Sì. Ah. Sono delle bisacce. Diciamo alla Harley Davidson, diciamo. Sì. Più o meno. Diciamo di sì. Più o meno. Dove andava il necessario per il cavaliere. Ah, ecco. E il fucile nello stesso d'epoca? Il fucile è tutto d'epoca, questo è un falso moschetto. Che vuol dire? Un falso? Sì, lo può dire, però cioè, non possiamo mettere in mostra, no. Ovviamente. Diciamo che è una simulazione, sì. Presa lasciata. E questo di chi era? Questo ha ricostruito anche la parte, diciamo, di questa senda della. Chi era? No, noi le abbiamo comprate, ma le abbiamo fatte fare su richiesta, che è un modello inventato solo ed esclusivamente per le batterie a cavallo. Ah no, io dicevo questa senda sì. Era di un soldato dell'Ottocento. Era di un soldato dell'Ottocento, ma è di un soldato del 2014, cioè queste qua sono ancora utilizzate. Ah, ecco! Non è cambiato dal... No, non le utilizziamo ancora. Sono ancora in attività, compreso la divisa. Uguale? Tutto in attività. Ok, allora, da qualche punto netto ha dato un po' di informazione storica, presente e futuro. Vediamo, chi vorrebbe far, volesse venire a far, diciamo, il vostro lavoro, cosa potrebbe, perché dovrebbe dovrebbero venire per tanti motivi. Primo perché siamo una grande famiglia, secondo perché chi crede in determinati valori l'esercito dà la migliore espressione di questi valori, e terzo perché se si è animati da passione non troverà di meglio. Non troverà di meglio. Una famiglia allargata, diciamo. Sì, troverà di meglio. Ok, allora l'esercito ringrazio, per adesso andiamo a vedere altre informazioni sempre all'esercito con la parte dei cavalli. Ok. Un'altra informazione, sì. Chiunque vuole, diciamo, avvicinarsi alle forze armate, basta che vada su www.esercito.difesa.it, troverà tutte le notizie che gli servono, tutte le informazioni che desidera. Ok, ma ringraziamo voi, sergente Salotto. Il suo futuro sarà sempre a cavallo, ma tu sei... Sì, il mio futuro sarà sempre a cavallo perché sono un maniscalco, quindi sono... Ah, non l'abbiamo visto in divisa da maniscalco. Oggi sono in divisa Sì, devo passare dall'altra parte. Ah, bello, però domani lo fate, Spero. Ah, ecco, la sua passione è quella, il mio lavoro, oltre alla mia passione è il mio lavoro. Ok, allora ringraziamo anche... Non è il manichino, non è un manichino. No. Il suo nome diamo un nome. Allora mangio le chili. Fa piacere conoscerla e diamo appuntamento tra qualche secondo perché noi dietro ma stanno lavorando, lavoro all'esercito, siamo nello stand, tra virgolette, esterno, sempre della fiera di Roma, a cavalli a Roma, siamo in compagnia e sia di compagnia con un maggiore dell'esercito italiano. Ah, mi hanno dato un maggiore? Beh, più diamo un po' di informazioni che non tutti sanno che cosa sono i, diciamo, i gradi. Io sono un ufficiale dell'esercito italiano e sono istruttore di maniscalco presso il centro militare di linea di Grosseto. Di Grosseto, quello me l'hanno dato. Diciamo è il capo, tra virgolette. E questo? Diciamo di sì. Ah, ecco. Sì. Da quanti anni? Diamo un po' di informazioni, 40 anni mi ha detto. Io che faccio questo lavoro sono 39 anni effettivi. Ah, ecco. Al prossimo anno un anno fa da 40? Anni, fa qualche anniversario? Sì, sono arrivato nel 74, quindi l'anno prossimo sono 40 anni. Allora andrai in pensione? No, ancora no. Ok. Allora per quanto riguarda diamo un po' di informazione perché cos'è questo lavoro e perché potrebbe essere un futuro per giovani e giovani. Allora noi da 30 anni operiamo nel settore civile con corsisti, con ragazzi che vogliono imparare questo tipo di lavoro con dei corsi annuali. Sì, esterni per l'esercito. Sì, perché venendo meno l'esigenza militare... Non c'è più l'arruolamento ufficiale? No, non ci sono più i muri nell'esercito. Ah, ecco. E le parti a cavallo hanno meno è un po' calato, vabbè certo, c'è cioè le parti motori. Di conseguenza da 30 anni facciamo corsi anche rivolti all'esterno. E ci sono molti? Ma noi più che molti noi facciamo un numero limitato, 10 allievi all'anno. Ah, quanto dura un corso? Il corso dura 10 mesi. Ah. Come si può entrare in questo? Questo entra attraverso corso. Una domanda e una selezione. Dove si deve andare? Chi vuole? Sui siti internet dell'associazione IPI, quindi l'Unione
itineranti. Ah, solo quelle, no, attraverso il sito del research. No, perché noi, diciamo così, attraverso le associazioni, loro fanno domanda e le associazioni le rivolgono a noi. Ah, ecco, fate un passaggio. Quindi noi, diciamo, non abbiamo un rapporto con, diretto, con il singolo, ma con le associazioni. Ah, ecco. E com'è l'iter, diciamo? Tutti possono entrare o hanno... No, abbiamo un limite dai 18 ai 36 anni. E quali devono essere? Loro, diciamo... Diciamo, fanno una selezione presso di noi, una selezione sia pratica che a quiz. E i primi 10... Teoriche e pratiche. Sì, sì, teoriche e pratiche. E che cosa devono essere? Cioè, già predisposti, amanti del cavallo, devono di solito arrivano... Sapere andare a cavallo, poi non sento. Tante volte no, diciamo un po' dagli anni, tante volte no. Però non lo dite che un maniscalco sa che andare a cavallo. Sa andare a cavallo è un più. Un plus. E quindi ci va un minimo di conoscenza del cavallo, della professione. Della struttura, dei trattori del cavallo. Diciamo che vengono pubblicati o figli di maniscalchi. Ah, di generazione, o... non fanno scuola all'interno del col padre allora? No, e forse il padre perché, non vogliono. Anche perché per fare l'attività che facciamo noi bisogna essere autorizzati. Ah, bisogna avere un brevetto, bisogna avere. E se va all'interno dell'esercito diventano oppure. No, no, all'esterno. Cioè, ah, esterno. I brevetti li date voi. Dopo aver superato l'esame. E il brevetto è valido anche all'esterno. Ah, ecco. Diciamo un attestato di specializzazione. Solo in Italia o all'estero? Ma adesso ci stanno un po' cambiando le cose, perché fino a poco tempo fa un attestato era valido solo all'interno dell'Italia. Però si sta cercando di fare una cosa europea. La figura del cosiddetto Euroferri, cioè il maniscalco a livello europeo. E com'è la pratica un po' complicata sul parametro europeo? Bisogna sapere un po' anche le leggi esterne, bisogna sapere. Abbiamo un po' di informazioni, cioè un po' di critica, può dire al Parlamento se c'è qualcosa in più che è all'interno, sa? No, perché adesso ci sono, diciamo così, tutte queste piccole leggi dell'antifotturistica. Ah, in quel senso. Leggi europee che ci impongono determinati, diciamo così, requisiti. Ma ci è un po' più complicato. Un po' più complicata, ma niente. Forse è più semplice però nel fare che nel gestire. Diciamo che noi siamo abbastanza avanti. Diciamo allora, sono uomini e donne, quali sono ultimamente? Sono uomini? No, fino... noi abbiamo sempre all'interno del posto da alcuni anni sempre una ragazza. Ah! Quindi 9 maschi e una ragazza. E qual è chi è più bravo per l'ultimo corso? Ma è la ragazza, diciamo così, i primi corsi sono state le ragazze che erano abbastanza... Attive e passionali, sì, in quel senso. Però solo una ha continuato, le altre... Che hanno fatto? Le mogli. Dei militari? No. Ah, allora diciamo, diamo anche un appuntamento a chi vorrà più avanti per un futuro lavoro. Chi in questo periodo non ha lavoro è anche un modo per non avere lavoro. Diciamo non so se economicamente guadagna oppure non... Diciamo che lo stipendio si riesce a guadagnare. È un artigiano, diciamo, settore, sì, artigiano. Sì, un artigiano che muove un po' diciamo che in realtà il maniscalco è il braccio del veterinario. Ah. Deve capire com'è la tecnologia del veterinario, deve capire, sì, com'è. Non deve essere tanto un artigiano, ma è un artigiano ma che lavora. Psicologico insieme. Sì, bisogna conoscere un po' la psicologia dell'animale, un po' la conformazione. L'approccio, come iniziare. Sì, non è soltanto l'artigiano rivolto alla fabbricazione del ferro. Al ferro poi. Deve capire tutta la parte chimica del ferro, penso. La parte fisica del ferro e poi, diciamo così, anche la parte anatomica. Fisiologica del cavallo, perché del cavallo, quindi come ogni cavallo, cioè, come noi siamo diversi. Il cavallo ha la sua specifica esigenza, sia per quanto riguarda il piede che per quanto riguarda l'impiego del cavallo. E quali sono gli strumenti? Strumento base per far. Allora, gli strumenti base sono la forgia per riscaldare la binda, il ferro. Quanto deve andare a calore? Quanto calore deve essere? La forgia arriva fino a 1300-1400 gradi. Ah. Quindi... La mano non la proviamo più. No. E quindi il tempo di sciogliere. È caldo pure. Sciogliere anche il ferro. Quindi quali genere di ferro? Tutto o è uno specifico ferro? Diciamo che il nostro è un ferro, dovrebbe essere un ferro a basso contenuto di carbonio. Okay. Perché il ferro in realtà è l'acciaio, dovrebbe essere abbastanza morbido. Per adattarsi. Adattarsi e anche perché, appoggiarlo. Diciamo così, un ferro duro tende a scivolare, tende a dare delle reazioni al piede del cavallo, quindi se è morbido è meglio. Ah, ecco. E dopo la, diciamo, parte calora. Forgia il carbone cotto, il momento che gira, si regola la quantità di aria che viene spinta sotto al carbone. Tutta questa elettrica, diciamo. Elettrica, sì. Adesso
diciamo così, queste forge qui sono sempre sono un po' superate, perché il museo di maniscalco professionista usa la forgia a gas. Ah, vabbè, questa da campo. Questa diciamo o da officina o da campo, diciamo, oppure da immagine sì, un po' più. No, perché con una forgia del genere si fanno determinati lavori. Ecco, con la forgia a gas, con la forgia a gas più veloce, ad esempio, no. È più veloce, è più pulita, però tutte le volte che si riscalda un ferro, il ferro si riscalda tutto quanto. Ah, invece questo è un po' più invece angolo. Invece qua noi abbiamo pezzo, possibilità di riscaldare il ferro dove diciamo che controllato di più. Sì. Tra il calore e il ferro è un po' più controllato del gas. Sì, sì. Poi da lì a qua che cosa c'è? Abbiamo un'incudine italiana, perché poi ci sono tante forme e tanti pesi. Quella è quella italiana, ossia che cosa ha la differenza? Che cosa hanno? Cambiamo un po' l'accento. Cambiano un po' le dimensioni, cambia l'ampiezza del piano, il corno. Cambia sia in peso che come forma e come. Poi abbiamo il ceppo, che è la base dell'incudine, il legno naturalmente per assorbire. E poi abbiamo tutta una serie di attrezzature che servono alla lavorazione del ferro, quindi abbiamo le pinze, i tenagli da fuoco, abbiamo il martello da incudine, abbiamo la mazza, poi abbiamo una stampa che è l'attrezzo che serve per fare i buchi, la sede dei chiodi. Ecco, facciamo vedere quella. Aspetti, andiamo più vicino. No, vabbè, la vedo da qua. Quella è una stampa. E poi successivamente abbiamo un punteruolo, un puntone, che serve praticamente a trapassare la stampa per. E quella cosa perché deve essere messa nell'acqua? Ma diciamo perché che... è troppo calda? No, vabbè, diciamo così, continua, una volta che l'attrezzo viene così, lavorato col ferro, viene messo nel ferro, si risurriscalda, quindi perde la tempra e diventa molto morbido, quindi diciamo così viene sempre raffreddato in continuazione come attrezzo, ma viene messo nell'acqua perché il legno col calore si asciuga e l'attrezzo stesso, diciamo così, manica, esce fuori dalla. Poi l'altro materiale quali sono? Gli altri oggetti che mancano? Poi abbiamo ad esempio le razze, le lime, per fare la rifinitura. Ecco, prego, facciamo vedere un po'. Allora, partendo da qui abbiamo un banco da lavoro con una morsa a gamba, che è particolare. Il banco da lavoro, la morsa a gamba, poi una serie di lime, raspe, tra virgolette. Raspe per la lavorazione a caldo. Lime per la lavorazione a freddo, per la rifinitura del ferro. Per rifinire. Da qua e finisce, poi si va a mettere a cavallo. Poi da qua in poi si fa. Quanto ci vuole più o meno di tempo da lì al cavallo, alla fine del lavoro? Diciamo che se noi dobbiamo fare 4 ferri. Giusto, siamo 4 ora. E applicare al cavallo ci andranno 2 persone. Ecco. 3 ore, più o meno. E il cavallo sta sempre fermo lì. Questo non si fa perché adesso con i ferri puntati a commercio, i ferri fabbricati. Ah, questo voi fate solo, è una immagine, perché normalmente si comprano già fatti. No, noi facciamo scuola, segniamo le caratteristiche, segniamo a fare i ferri, segniamo. Però all'esterno il professionista ha il 99% dei ferri già fatti. E ma non sono uguali a cavallo, lo stesso. Non sono uguali, però il professionista dovrebbe sapere, facendo questo tipo di lavoro, qual è il ferro più adatto alla tipologia, perché in commercio ci sono tantissime tipologie di ferro. Quindi avendo una vasta gamma di ferro, cioè da studiare, non è solo quello. Allora il manufatto in realtà sceglie il tipo di ferro per applicare il cavallo, non c'è solo una misura, certo, è la forma, è giusto. Ma ci sono delle caratteristiche. Penso qua che è un problema di miopia o altre cose. Ad esempio, quello nuovo che sta facendo il ragazzo, uno dei allievi? Sì, questo è il non militare. Ecco, diamo un po' di informazione che cosa sta facendo. Lui praticamente sta lavorando per un ferro anteriore. Quindi si sta dando la forma, ha appena fatto le stampe un attimo prima. Ah, le stampe come vengono fatte? Le stampe in pratica è il foro, la sede del chiodo. Ah, ecco. Si chiama stampa, e l'attrezzo si chiama stampa, ha una serie di stampe che è la stampatura. Che è molto particolare perché permette di diciamo che sul ferro c'è. Sono delle stampe, dei buchi, dei chiodi, dove vanno applicati a piede del cavallo, che devono andare in un punto molto particolare dello zoccolo, che viene chiamata linea bianca. Perché se no potrebbe far male. Quindi o potrebbe portargli danno al cavallo, oppure diciamo così, lo zoccolo si potrebbe rompere, spaccare. Quindi, è peggio ancora. Sì, quindi per fare i ferri con determinate caratteristiche bisogna fare sul ferro le stampe. Diciamo 10 mesi di scuola, non è solo lavoro e scuola si fa. Sì.
quindi sia la parte pratica che la parte teorica. Al prossimo corso quali saranno? È già in corso, ci sono oppure è finito? No, no, questo finisce a luglio, noi finisce a luglio e poi a settembre faremo le selezioni per il prossimo corso. Ah, ecco, diamo informazioni, ancora sono in tempo per essere iscritti? Sì, le domande non penso siano ancora iniziate, perché le domande per il prossimo corso inizieranno a uscire adesso, quindi adesso per settembre. Loro, il loro termine è metà luglio, quindi metà luglio loro vanno a casa. Tempo di. Ma dormono anche all'interno della scuola? No, non c'è possibile. Ah, non è quello, solo tipo un college. Sì, loro dormono presso degli turismi o in zona e noi abbiamo la possibilità di dare solo il primo passo. Diciamo, quante ore sono le ore? Le ore dalle 8 al mezzogiorno, poi c'è la pausa pranzo e... 8 ore sarebbero, sì. Totale, da lunedì a venerdì. Non diamo un po' troppo, se no la gente dice il sabato e domenica si lavora oppure no, si scuola? No, il sabato e ok, diamo questo, almeno diamo un po' di libertà. Il sabato tornano a casa e ritorno in moglie. Allora, diciamo per dare questo corso, diamo un appuntamento allora. Ricordiamo l'associazione. Allora, per quanto riguarda le domande, bisogna rivolgersi alle associazioni, in particolare l'ASSI, che adesso è Fisionire, oppure all'AIA, un FISE, ANTE o quant'altro. Ok, allora secondo punto te mi lascia a questo mestiere antico ma anche moderno, per un futuro lavoro, al prossimo news, sempre Cavalli a Roma. Anche da sola. Sigaro Toscano, un'azienda che esiste dal 1815, quindi porta avanti con sé quasi 200 anni di storia.
storia con la stessa vincenza di sempre. Non è cambiato. Assolutamente. Vabbè, tu vedi che Procelani, venatore appunto del Sigaro Toscano, il nostro portale Amici della Dolce Vita, dove raccontiamo Dolce Vita. Assolutamente. Abbiamo un po' sdoganato i confini regionali, quindi il club Amici del Toscano, che precedentemente appunto era il club Amici della Toscana, e siamo ovviamente siamo appiattati, esatto, e però mantenendo sempre ferme quelle che sono appunto il legame con il passato e il legame con la tradizione. Visto che siamo a Roma, vi invitiamo a quello che sarà la nostra presenza al Vino Forum, il godimento della Fantasia, appunto nei pressi. Diamo l'appuntamento dal 3 al 21. Aziende partner, che ovviamente coinvolgiamo di volta in volta. E perché scegliere queste aziende? Perché sono loro scelte? No, perché ovviamente per apprezzare, è come il conto 5 vino, per apprezzare e valorizzare al meglio il 5, valorizzare al meglio il vino, è bene divertirsi e giocare, sperimentare. È un po' diverso dal fare normale. Assolutamente. Diciamo, qual è la, diciamo, far vedere anche un po' compartere la frenesia quotidiana con un momento di relax, l'insegna ovviamente del buon degustare, del buon bere. Il nostro sito qual è? Almeno non è Amici della Dolce Vita, il portale dove possiamo raccontare tutto, Amici della Dolce Vita. E perché dovrebbero entrare questo club? Perché oltre ad essere Non necessariamente perché promotore di Sigaro Toscano, ma perché condividono i valori appunto che abbiamo detto prima, quindi cultura, italianità, tradizione e amanti delle cose belle e buone. Sì, c'è un gruppo di ragazze a Lucca, la manifattura principale. No, perché noi l'abbiamo già un po' intravisto, infatti con l'opera a Piazza Siena qualche tempo fa. Assolutamente. Era arrivato sempre voi. Sì. E la ragazza continuava a fare sempre. Ci sono queste ragazze splendide che vengono a trovarci in alcuni eventi. L'ultima occasione è stato il Vin Italy, dove c'erano due delle nostre sigarette della manifattura di Lucca che fanno vedere da vicino quello che è la stessa ricerca. Assolutamente, capire proprio come avviene la trasformazione, la catena, assolutamente. Ok, allora ringraziamo il signor Celani e diciamo il salotto del Sigaro Toscano, naturalmente. E alla prossima appuntamento abbiamo detto Vino Forum, 3-4 giugno a Roma, lungo dei venti della Farnesina. Ok, allora TheCoffee.net vi dà l'appuntamento al 1 maggio per la nostra intervista, ma anche a giugno per il contratto salotto, entrare nel salotto con come stiamo così. Vi aspettiamo. Ok. Grazie molto. Adesso non è più all'interno del padiglione, ma siamo fuori dal padiglione. Attenzione, siamo all'interno di uno stand, diciamo, sempre gastronomico. Siamo all'interno del Cavalli a Roma, 2014. Adesso parliamo con un vicepresidente dell'associazione della Tuscia, Viterbo, naturalmente Lazio, in Italia. Siamo, per chi non conosce la Tuscia, il Viterbo. Siamo nel Lazio, centro Italia, e sul Mediterraneo dell'Europa. Adesso parliamo e sentiamo la storia di questo posto. Diamo tra la storia passata, presente e futuro. Adesso, con nome e cognome. Eccola qua. Da quanti anni c'è questa associazione? Questa associazione è nata da poco, sono circa 4 anni. Ok. Perché l'associazione è nata? Stiamo promuovendo i prodotti tipici del posto. Della Tuscia. Della Tuscia, del Viterbese. Questo qua è un prodotto tipico, registrato alla regione come prodotto tipico del Lazio. Siamo registrati nel DOC, diciamo, quasi. Nessun altro in Italia c'è. Nessun altro, con i forni
esportabili, ci siamo soltanto noi in Italia. Abbiamo tre forni, facciamo una festa al paese Avegliano. Quindi che giorno così possiamo inviare? 18, 19 e 20 luglio, è venerdì, sabato e domenica, se i giorni non sono sicuri. Nel weekend, diciamo. Nel weekend del 18. E cosa, che cos'è questa fiera? Che cosa proponete? Proponiamo questa pizza qua. Questa pizza qua, che è una pizza a fiamma, si fa soltanto con il forno a legna. Pizza? A fiamma. Ah, pizza a fiamma. Diamo un po' di spiegazione che come fanno. È un prodotto, come vedete, che facevano gli antichi, i nostri nonni nel 1900. Già dal 1900. No, le etruschi allora. Non gli etruschi, nel 1900 con il forno a legna. Questa legna naturalmente della Tuscia. Legna della Tuscia, ecco. Produzione propria. Ecco. Questa pizza, come potete vedere, ancora è fumante. All'interno è vuota. Ah, ecco, è vuota allora, non si cuoce dentro. Questa è vuota. Ah, ecco. E va dopo falcita, non la facciamo. Questa qua praticamente era, i nostri nonni, non avendo il termometro all'interno del forno, facevano, era la prova del pane, questa si chiama. Ah, ecco. Questa è la prova del pane, praticamente. Quando, per vedere se il forno era a temperatura per cuocere il pane, mettevano dentro un pezzo di questo pane. Sempre non avendo lievito di un pane, normale. Quando questo qua, la temperatura della pietra sotto e la fiamma sopra, staccavano il sotto con il sopra e facevano questa qua. Vuol dire che era pronto il forno? Il forno era pronto, si svuotava e si metteva dentro il pane e per la cottura. Lo buttavano? No, no, questo qua dopo lo falcivano. Ecco. Non si buttava all'epoca. Gli ingredienti, diciamo, quelli poveri, la cicoria. La verdura, diciamo. La verdura. Che si raccoglieva. Noi infatti lo facciamo con la verdura, con il formaggio, proprio per richiamare. Ma neanche il maiale, niente di. Neanche, ancora più grezza, ancora più povero, perché il pecorino o il formaggio, quello secco, formaggio proprio della pecora si scioglieva, il primo sale, sì, la ricotta, infatti noi portiamo in giro proprio questo qua. Questo è un rifacimento di quello antico, o lo questo è lo stesso degli antichi, perché è fatto a mano, a tipo a castello, non diciamo. Soltanto, no, questo poi ognuno gli dà la forma che vuole. All'interno è uguale da 200 è mobile, però la nostra è per promuovere il prodotto, l'abbiamo fatto, è la prima volta la fiera di questa Cavalli a Roma, oppure siamo già andati a Verona, abbiamo, no, questa di Roma, di Roma. Questa di Roma è la prima volta. Ok, come la trovate finora? Bene, bella, c'è gente. Abbiamo un grande successo, ecco. Abbiamo sempre fila, noi siamo un'associazione di volontariato senza scopo di lucro, ok, tutti i giovani e tutto della tutti zona, tutti i giovani e tutto, nessuno guadagna una vita. Dica il sito, così diamo un'informazione. Il nostro sito è vegliano.it, ok, e non abbiamo nessun altro interesse che fare la promozione di un prodotto tipico. Noi facciamo la festa, addirittura facciamo il grano di produzione propria a chilometri zero, biologico. Questa qua è una farina biologica, cicoria biologica certificata. Siete certificati da tutte le parti? Da tutte le parti, ovunque. Siamo riconosciuti dall'Azia. Ah, ecco, ok. Ok, allora grazie della vostra storia. A voi. Entro quanto tempo ci vuole per quando è caldo il forno? Se il forno non è a temperatura, non c'è la fiamma, la pietra è calda, non si gonfia. Ah, è quella la sentenza. Io posso farle termometro? Vedere, io tolgo la fiamma adesso, non si gonfierà mai. Giusto, giusto. Ah, ecco. E il bordo già sta iniziando a gonfiarsi, sì. Adesso si gonfierà tutto. Diciamo che assomiglia un po' a quella napoletana, un po'. Lo stile che il gonfio, no, no. Non c'è, non niente, c'è nessun'altra. Questa... No, non questo c'è è nessuna... proprio registrato. No, non c'è un genere simile nel mondo. Cioè, voi... ci sarà pure, ma non è riconosciuta, non è, ah, ecco. Non è, non lo so, qualcuno a casa se la farà, perché non, è, non ci siamo inventati niente, però... Ecco, si sta gonfiando. Eccola, eccola. Qualche minuto sarà, è stato. Sì, un minuto e mezzo la media. Come lo fate a me? Solo quando è brustolito o deve essere così? Deve essere, ecco, questi puntini sono la chiara... Che è quasi fatto. Sì, quando è quasi dice tutta un puntinata. Pinto, un cavallo pinto, sì, più sì. O meno. Un appaluso, diciamo, nel giusta. Tema della cavalli. Genere appaluso. Poi viene fatto sulla terra del campo prova del settore West. Siamo sempre alla fiera di Roma, Cavalli a Roma. Siamo sempre a Cavalli di Stampa all'interno di questa fiera e vediamo un po' di prove prima di una gara. Vedetemela da un po' qualche secondo, provate l'emozione di andare a cavallo in questa maniera e non solo all'inglese o altre maniere. Ecco qua.
naturalmente sono tutti cavalli quarter, allo stile all'americana, sono forse nati anche in America, okay, ma sono messi in Italia. Senta. No, vi avete preoccupate, ci sono sempre qua con voi. Devoca.net per ricevere la possibilità di altri appuntamenti sul terreno normale, sulla sabbia, sulla terra, ma stata la via di Roma, cavalli. Qualcosa, diciamo razza italiana o quella americana, è stata importata? Americana. Americana. Allora, quello che avete sentito, il suo nome, quindi si chiama? Amoroso Alessandro. Che cosa fai? Diciamo, diamoci tu, siamo giovani. Allora... alza il volume che sennò con la musica. Mi occupo di monta del lavoro veloce, Giuliana West. Ok. Come si chiama il cavallo? Safari. Safari? Safari qua. Quanti anni ha? Così diamo un po' di... 5. È bravo? Poi è un binomio che bisogna essere, naturalmente. Non è solo il cavallo che va a da solo. E com'è il binomio? Allora? È sempre lo stesso cavallo? O è il tuo personale o è... è il tuo personale? Ah, quanti ce n'hai? 2. Ah, e qual è? Questo da gara o è quell'altro? Questo da... sono tutti e due da gara. E qual è? Sono in Italia le gara oppure all'estero? No, sono... Ok, qual è il tuo futuro? Chiamola anche... Quanti anni hai? 17. Ah, ok, allora è giovanissimo. Quanti, diciamo, prossima avventura qual è oltre la fiera? Questo... di gara, forse. Sono i campionati, diciamo. E solo per passione, non parte economica? Passione, no, per la voce, non per parte economica, in che senso? Solo per passione. Allora, bisogna dire, perché scegliere il cavallo alla West invece di quello normale all'inglese? Diamo una battuta in questo senso. Ci sei? L'inglese è più... elegante? È più elegante. Diamo questo senso. Sì. Invece la Western? Più... come posso dire? Selvaggio, diciamo. No. Però... due muli. Primo interno per Jessica, attendiamo Sergio in centro RR Wyoming. 30 secondi per voi, 30 secondi. Recupera un altro interno nuovo, decidono di chiudere con due. Il primo e il secondo. Per l'alto valore storico vi presenta Graziano Bombini, gran maestro, e Paola Rosso, istruttore, i quali hanno fondato in Italia una scuola di questa arte e disciplina nata dall'unione delle istruzioni. Graziano Bombini, voi dovete guardare questo cavallo, assolutamente disgiunto dal suo cavaliere. Forza pubblico, pubblico, vogliamo sentire. Sempre a cavalli a Roma, fiera di Roma, 27 aprile 2014.
siamo all'interno di uno stand, diciamo casareccio, gastronomico, con dei, peccato che non sentite i profumi che ci sono all'interno di questo stand, che adesso vi diamo informazioni e lo dà il nostro un collaboratore amico di questo titolare, che presentiamo. Chiamo Marco, sono amico di Adriano Campanile, il titolare di questa azienda. Perché parla lei? Parlo io perché purtroppo il mio amico ha strillato tutto ieri e l'altro ieri, oggi praticamente senza voce, è afono. È il titolare di un'azienda che promuove prodotti tipici italiani. Di dove? E anche la cultura. I prodotti sono di Ariccia, la sede dell'azienda è di Guidonia e è un insieme di intervenzione e innovazione con molta attenzione alla qualità dei prodotti stessi. Diciamo Ariccia ha anche una sede importante, famosa, di vari eventi, tra cui la sagra di Ariccia e anche diciamo di importanti personaggi dello spettacolo, Teddy Reno, ecco, che è nostro amico, Corrida Pavone. Benissimo. E ha fatto anche l'evento delle voci nuove, il concerti della ricerca del. Sarete dei sponsor voi di questi eventi oppure no? Ah ecco, perché la Ariccia sta in casa, diciamo. Allora, più o meno qual è l'azienda? Spieghi un po' l'azienda, qual è? Cioè, cosa si occupa? Cosa mangia Ariccia, diciamo? Sul mercato. Solo prodotti di qualità, okay. Tipici del Lazio, in particolar modo del Ariccia, vogliamo la porchetta, ecco, salumi, allora diciamo che nel mondo non sanno che cos'è la porchetta, perché solo nel Lazio più o meno si fa. Diciamo diamo un po' di spiegazione. Vabbè, però è tipica del. Caratteristica forse. Diciamo, gli Emirati Arabi non lo potranno perché è maiale, non mangeranno, però in Russia o in America non sanno che cos'è la porchetta. Diamo un po' di una ricetta di che cosa c'è dentro. È carne. C'è carne di maiale, un maiale abbastanza grande, se parliamo della porchetta. È sano, un maiale intero. Un maiale intero disossato, viene poi pulito la parte interna. E messo le spezie, credo. Vengono messe un po' di spezie, sale, pepe, aglio e rosmarino. Sono tutte uguali le ricette o ogni azienda c'è. In altre regioni. E Ariccia è sempre la stessa. Del Viterbese mi sembra che mettono anche aglio o altri componenti, però quella di Ariccia è fatta così. Anni sono in questa azienda? La nostra azienda è giovane, sta dicendo, dove traduco? 7 anni. Ah, che fa questo tipo di lavoro. Ma perché è proveniente da questo attettore o è cambiata? Le origini sono storiche. Lo ripete perché. Le origini sono storiche, nel senso che già il papà e il nonno facevano questo tipo di attività. Di famiglia, lui aveva intrapreso un altro tipo di strada dell'informatica. Poi a un certo punto che aveva preso che veramente era un ambiente. Anche con la crisi. No, ma forse proprio per il passione, passione e interesse, cercare di dare alla clientela un prodotto sano e genuino. La scelta di cavalli in fiera, cavalli a Roma, la scelta è la prima volta che lo fate? Terzo, dall'inizio volta. Diciamo. E com'è andato dal prima adesso d'ora? Come per quest'anno non l'abbiamo potuto praticamente manifestare in società al meglio questa attività perché non potevamo fare un po' tutto quello che è il repertorio diciamo di questa azienda. Diciamo siete limitati, sì. Siamo un pochettino perché limitati. Perché è un problema della fiera o di cavalli a Roma o perché sono voi? Sono imposte diciamo delle politiche a livello fiera per politica in questo dobbiamo, senso. Dobbiamo attenerci a certe regole. Appena la chiusura diciamo lo stesso. Peggio di andare proprio. In galera? Ci cacciano voi. Ma è tutto o solo voi? O il genere vostro alimentare? Non l'avete fatta quella l'altro anno? Avevate già fatto? No, l'altro anno 2013. 2 anni fa l'avevamo fatto. Il sito? Abbiamo un sito dove vi posso trovare. Adriano potete trovarlo su www.altricampo.com. Perché Altricampo? Adriano Campanile. Ah no, pensavo! Ah ecco, una cosa così Altricampo. Più personale. Ci piacciono i cavalli? Si va a cavallo? No. I Pratoni, la zona Pratoni dove si fa il vivaro, no, quelle Pratoni. Ah ecco, quelle allora, avevo capito. No, pensavo che era un altro Pratone. Vabbè, Crossy County, no? Quello lì. Allora, tevoche.net, lieto di aver avuto piacere di averti all'interno del tevoche.net, e tra qualche istante altre news da cavalli a Roma, fiera di Roma 2014 a Patrizio Battista. Un altro padiglione, sempre alla fiera di Roma, sempre a cavalli a Roma 2014. Oltre cavalli, oltre il western, oltre l'abbigliamento, oltre la parte cosmetica, anche la parte diciamo gastronomica, di salse, di
passate, di creme, di marmellate e quant'altro. Adesso incontriamo questa azienda, questa qui, eccola qui, è un'azienda di confetture, non solo confetture, ma le parliamo e diamo il benvenuto a sacquatevoche.net alla titolare di questa azienda. Suo nome? Io sono Giorgia. Piacere di stare qui a sacquatevoche.net. Allora, la società, la ditta si chiama Il Contadino Non Far Sapere, siamo su zona. Perché Il Contadino Non Far Sapere? Era un nome originale che poteva comunque avere un'attinenza, poter essere ricordato. Siamo ad Ostia Antica, quindi comunque giochiamo casa chiesa, diciamo. E noi ci occupiamo della produzione e della trasformazione di marmellate in maniera tradizionale ed artigianale. Biologico o semplice? Semplice, abbiamo quindi la rintracciabilità del prodotto, l'originalità dell'orto e ci occupiamo di trasformarlo in maniera corretta senza aggiungere gelatine, peptine, addensanti, solo colorati, solo zucchero di lavorazione. Quanto basta nella ricetta? Più frutta che zucchero, certo, e limone di conservazione. Non grossi acido, torbido, assolutamente no. Medico, diciamo. Ed è, abbiamo quelli, diciamo, una linea dolce e una linea per il salato, quella per dolce, tipo la classica, la colazione, okay, eccetera, eccetera. Le mostarde là, saranno? No, più sono proprio vere e proprie marmellate, lavorate come marmellate. La prima volta che le sento salate. Andrebbero come una cetta? Andrebbero su una ricotta, andrebbero su formaggi dolci, per esempio. Ah, quello per l'antipasto che mette il formaggio, il miele, con... Ah, sì, noi abbiamo peperoni dolci e piccanti che fanno anche con la, non solo frutta, ma anche verdure. Anche con le verdure, infatti la linea per il salato è abbinata, alcune sono combinate con gli arrosti. Quale va di più? Peperoni dolci e piccanti e le cipolle. E quale genere di cipolle? Cipolle rosse, cubette e romanella, noi le facciamo in questo modo. Diciamo, è tutta roba italiana. Tutta roba italiana, alimentare prodotti italiani, sì, sì. Territorio laziale e oltre, perché comunque cipolle, quelle classiche. Qual è, diciamo, la vostra confezione confezionata? Cioè, dal produttore al venditore oppure fate un percorso? No, noi prendiamo dei produttori agli ingrossi, quindi sappiamo la provenienza e poi le trasformiamo. Assemblate tutte le cose. Sì, sì, sì. Poi portate anche la particolarità è nella trasformazione, certo, che sia fatta in maniera corretta. Ok, allora diamo un vostro sito dove il sito è www.alcontadinononfarsapere.com. Molto, diciamo, allegro come sì, sito. Sì, infatti abbiamo una confettura che si chiama pere, miele e pecorino. Ah, e va molto di moda. No, molto, una di quelle che vanno molto. Allora, che diamo una ricetta, questa qua, come potrebbe essere, che vanno molto va di moda le ricette. Va mangiata direttamente così perché è completa, all'interno ha tutto. È un aperitivo, può essere. Sì, e può anche essere messa sulla ricotta o anche messa... Salato, quella normale? È quella dolce. Ok. Oppure per dare il dolce proprio, salato. Sì, a chi piace proprio il formaggio bello, un discorso di formaggio stagionato, può anche essere rimesso nuovamente sul formaggio o stagionato o pecorino. Sul pane, credo. Sul pane, sì. Ok, allora, diamo la rivederci al loro sito, naturalmente, di questa confetture, marmellate, non so quale... Marmellate confetture. Tutte e due, salate e dolci, andrete a vedere, a visitare il sito, ma anche andrete a prenotare naturalmente su online oppure nei negozi. Ancora no, nei negozi e nelle piccole diciamo tra il produttore e il consumatore, diciamo. Allora tevoche.net vi dà l'appuntamento al 27 aprile 2014, sempre insieme con tevoche.net. siamo all'interno della fiera di Roma, Cavalli a Roma, terza e ultima giornata dedicata ai sport equestri, appunto quando il grado di controllare il cavallo e i cavalli. Tra virgolette siamo all'interno sempre padiglione di un stand che si occupa tra virgolette di cavalli, ma ce l'ha all'interno di questo oggetto, cavalli, naturalmente ecologici, e ne parliamo direttamente con uno dei responsabili o titolari del posto, signor Andrea. Benvenuto da tevoche.net e buona domenica. Grazie. Allora mi dica un po' quello. Si chiama Excellentia e si occupa, collabora insieme a Polaris nella distribuzione in Italia di prodotti di veicoli sia elettrici che prodotti classici termici per quanto riguarda il mondo del lavoro. In questa manifestazione abbiamo portato i veicoli classici.
posso seguire tranquillamente le decisioni quotidiane, città di Roma per esempio, si lavora a distanza di 7-8 km dall'ufficio. Adesso questo arancione, questo modello più grande della bicicletta. Questi sono modelli da lavoro che però... I quad? I quad? Sì, sono motori classici. Quanto è? Quanti cavalli tra virgolette? Questo è un 450, è un mezzo molto potente, fa parte sempre della gamma Polaris. Questi lo possono avere oppure bisogna avere, cioè, una partita IVA, come la, come pick up e veicolo sia l'unico che da lavoro. Non è un limitato. Viene targato il centro di come un come una moto. Sì, come una moto, la targa della moto. Cioè, questo è un veicolo che sono veicoli. Questo diciamo un po' più aperto. Sì, questo è un classico Ford. Normale, non c'è niente. Sì, diciamo che è. Poi abbiamo tutta quanta la gamma dell'elettrico che invece abbiamo sposto dall'altra parte, dove c'è lo stesso veicolo elettrico, lo stesso veicolo di questo ma elettrico, e poi ci sono i GEM che sono i veicoli per il trasporto. Vabbè, allora dopo possiamo fare una piccola prova per vedere com'è, diciamo, sul video, perché è diverso farlo vedere fermo. Assolutamente. Ok, con questo sempre 4x4, ma 4x4, 2x2, sblocco del differenziale. Questo va dappertutto, senza nessun problema. Anche portabagaglio. Dietro porta oggetti, questi sono i classici veicoli da lavoro americani. All'americano, diciamo, al posto dei cavalli. Sì, in America ormai bestiame dell'attività agricola. Tra l'elicottero e questi in moto da cross, ormai è più ecologico un cavallo. Sì, quello sicuramente. Di questo? Assolutamente sì. Ok, allora ringraziamo Andrea, il suo nome, che cosa si occupa di questa azienda? Io sono responsabile commerciale per l'azienda, per Excellentia, che collabora con Polaris. Siamo qui a Roma, siamo a Commercity. Siamo a Commercity di fronte alla nuova fiera di Roma. Ah, casa chiesa fate, sì, più o meno. Praticamente sì, e il nostro sito è www.excellentia.it. Ok, allora ringraziamo la Polaris all'interno del padiglione, all'interno dello stand. Diciamo molto vicino al nostro precedente servizio. Siamo all'interno, diciamo tra virgolette, all'interno di uno stand del Grazie, organici del Mar di Galilea in Israele. Ok, tutti diamo il nome, suo nome, meno nome. Io sono Manuel, tanto piacere. Piacere, benvenuto su Tovoghe.net. Ah, si occupa, diciamo, è il titolare o... No, io non sono il titolare, sono il manager, ma lavoro per questa compagnia da tanto tempo. Sono tutti prodotti organici naturali. Abbiamo tanti negozi in Italia, Roma, Milano. Monomarca o all'interno? Solo monomarca, okay. Perché sono gli unici prodotti veramente con certificato di organico. Ecco, quindi... uno dei tanti. Che cos'è questo? Diamo questa è una schiuma, guarda, ti faccio vedere come funziona. Ti hai il bottone? Questa è una schiuma, dammi la mano. Ecco. Per fare una pulizia molto profonda. Vedi questa schiuma? Questo entra in profondità della pelle, sì. Piano piano, vedi? È un sapone più o meno. Come un sapone, però entra proprio in profondità nella pelle. È tutto biologico? Biologico, certificato organico, okay. Perché noi siamo tutti naturalisti, pollice verde 100%. E poi si toglie col cotone. Diciamo è un sapone quasi secco. Quasi secco, però questo entra in profondità e toglie tutti i neri, tutti i bianchi, acne. Ma su tutto il corpo? Solo per il viso, questo è solo, solo per il viso. Sì. Mi sono lavato le mani, però. Ecco. Allora, più o meno dove l'avete? A Roma dove l'avete? A Roma abbiamo Parco Leonardo, abbiamo altri negozi casa a Milano. Casa chiesa fate, perché... Casa e chiesa, sì. Giusto, sinagoga. Per quanto riguarda la sede centrale di questa azienda, dove si trova? È israeliana, ma la distribuzione in Italia avviene in Olanda. Ah, ecco, e tutti sono in Europa o solo in Italia? No, in tutto Olanda. Il mondo. Ah, abbiamo 3.000 punti vendita negli Stati Uniti e Canada. Quali sono? New York, penso, pure. 3.000, tutta la distribuzione. Ah, ecco, più o meno qual è? Questo è uno di, qual è il punto focale dell'azienda? Che vendiamo molto molto di più. Ah, al contrario. Perché questo non secca nemmeno la pelle, quindi va bene proprio per tutti i tipi di pelle. Entra in profondità, sempre per la pulizia. Vedi tutto questo nero? Si esce subito proprio tutta la cellula morta. È uno scrap, però non c'è microcanuli che vanno a corrodere, a graffiare, a corrodere la pelle. Molto delicato. Molto delicato. Sì, è sì. Fresco anche. Fresco, perché è fatto a base di aloe vera. Anche questo è tutto prodotto organico e naturale.
anche pulisce. Questo fa una pulizia veramente molto quell'altro molto profonda. Quell'altro è più delicato, più un sapone secco. Diciamo. Quasi un sapone secco, questo invece va ancora questo più in profondità. Prima di quello. Esatto, bravo. Dopo il bagno. Dopo il bagno, sì. Ecco, prima. Quello uno vuole, l'importante è farsi la pulizia. Ah, ecco. Allora, più o meno diamo un sito, il vostro sito internet dove possono trovarlo. Il sito internet è gratieeurope.com. Allora, benvenuto da TheVoca.net, alla prossima puntata, quando sarà l'altro evento di genere questi? Stiamo organizzando un'altra fiera il 24 di maggio a Napoli. Ah, sempre del genere o di bellezza, diciamo? Sempre di bellezza, no. Sempre. Però su tutte le fiere saremo sempre qui presenti. Tutta l'Italia, o solo l'Italia? Tutta l'Italia, piano piano. Non è ancora molto conosciuto questo ancora. In Italia ancora no, perché sappiamo che è un po' più lenta l'Italia in quel senso. Ma anche perché i nostri prodotti sono certificati organici e siccome l'Italia è molto burocratica, ecco, prima che ci davano i permessi, allora abbiamo preso tanto. Diciamo bisogna svecchiare la burocrazia italiana. Sarebbe una cosa diamo molto piacevole. Diamo un po' di informazioni, possiamo criticarle in quel senso. La burocrazia è tutto, tra virgolette, molto più lenta dell'Europa. La burocrazia è molto più lenta, ma efficace alla fine. Si dovrebbero soltanto sveltire un po' di più. Le persone, forse. Non solo le persone, ma sai, se velocizziamo la burocrazia tutti riescono a lavorare meglio e magari si esce anche da questa situazione economica. La crisi non ce l'avete, voi o sì? La crisi, questa è cosmetica e la gente è ben contenta di spendere perché investe. Se stessi e nella... Se stessi, esatto. Quindi risparmia sempre perché vuole sempre un viso più bello. Solo il viso, anche il corpo. Anche il corpo, sì. Tra la palestra, e il vestito, tutto, tutto un percorso. Sì, sì. Ok, allora ringraziamo signor Manuel. Io sono Manuel. Cognome diamo anche. Zanzuri. Zanzuri. E TheVoca.net vi lascia. Roberto Concenzi con Marietta.